Signore e signori di GWebTV.it, siamo qui davanti all'ingresso della Congrega del Purgatorio con il priore Cosimo Motolese, che ci racconterà alcuni episodi, alcune storie di questa congrega fondamentale nella storia di questa. Siamo qui all'interno dei locali della confraternita con il priore e un confratello che per partecipare ai riti della Settimana Santa è giunta da Roma. Perché bisogna dire questo, tanti grottagliesi come tanti tarantini sentono molto questi riti, la Pasqua forse più del Natale per certi aspetti, e fanno di tutto, organizzano la famiglia, il lavoro, lo studio per essere presenti in questo appuntamento che si rinnova ogni anno, un appuntamento di fede e di conferma, diciamo, proprio delle proprie radici. La confraternita da quanti anni esiste? Questa confraternita è stata istituita nel 1641, era di preti. Poi col passare degli anni si sono incominciati a entrare i laici. E per quanto riguarda la confraternita, incominciare a ingrandire da gente laica e qualche prete anche iscritto con noi. Adesso si occupa principalmente, diciamo, dell'organizzazione dei riti della Settimana Santa. Sì. Oltre a questo, quali altri compiti? Oltre, immagino, mutua assistenza dei confratelli? No? Cioè, sì, a qualche confratello, diciamo, che non può venire, andiamo a fare le visite. Assistenza morale, materiale, diciamo. Sì. Poi, per quanto riguarda la gente che è iscritta qui alla confraternita, siamo 540. Però la maggior parte gente anziana, i giovani. Stiamo cercando di coinvolgere. È solo maschile o ci sono anche le donne? Sono più donne che maschili. Sono più donne, esatto. Sentono un po' di più, beh, forse insomma anche il discorso di mutua assistenza. Diciamo una messa ogni mese qui sull'oratorio per quanto riguarda tutti i confratelli e consorelli defunti. E a parte la messa mensile, prima di Pasqua facciamo 7 messe la mattina, tutti i venerdì. Ah. E abbiamo incominciato subito dopo Carnevale e abbiamo finito venerdì. C'è tutto il periodo di Quaresima, sì. Sostanzialmente. Sarebbero le 7 dolori. Ecco. Adesso stiamo qui e stiamo aspettando dei ragazzi che devono provare il cuore. Quanto è faticoso fare il priore di una confraternita? Tanto. Parecchio. Cioè, da mettere insieme 500 teste, immagino non sia facilissimo. Ogni cosa sempre al priore. Al priore. È bello. In effetti, diceva mio nonno, anche gli onori sono castigli di Dio. Certe volte devo dire la verità. Però sono soddisfazioni. Sì, diciamo. Sì, sì. Da quanti anni fa il primo? Sono dal 2004. Però sono iscritto 29 anni fa. Ha avuto modo di sperimentare. L'elezione del priore viene votata dai confratelli. Sì, confratelli e consorelli. E oltre al priore la gerarchia, diciamo, poi c'è il vice priore, poi c'è il primo consigliere, secondo consigliere e basta. E così per le donne. Mm-hmm. Solo che alle donne non c'è il priore. Prima consorella, sempre al priore, diciamo. Prima consorella assistente delle donne e prima consigliere sempre delle donne. Poi ci sono i revisori dei conti, per quanto la parte, diciamo, economica. Il cassiere, e questa è tutta l'amministrazione. Facciamo un giuramento pure. Di essere fedeli, diciamo. Ecco, per chi viene da Roma, questi riti, a Roma c'è la Via Crucis, che sicuramente sono un evento che viene trasmesso in mondo visione, eccetera. Però a livello di, come dire, di sentire popolare, c'è questa partecipazione o è un po' più, diciamo, meno sentita? Se non ci fosse la partecipazione non verrei. No, parlo di a Roma, diciamo, rispetto a questi riti che noi qui invece sentiamo molto, diciamo, in altri luoghi. Ma c'è questa. Nella città di Roma no. Ma nel circondario di Roma si fanno le vie crucis, gli eventi a Sezze, vicino Latina,
ci sarà c'è questa, grande... però quella di Grottaglie è sempre quella di Grottaglie, perché la, la... Ma quella dei misteri proprio delle processioni che portano i simboli della, della passione, varietà, certo, della passione. Sì. Nel Lazio, a Roma, nel Lazio no, invece nel sud d'Italia tanta, specialmente anche quella... in Sicilia, a Trapani, sì, sì, a Erice. Però diciamo che per chi risiede fuori, quella del suo paese è sempre quella che è importante, perché quella del paese... C'è anche un'altra cosa, il priore ha detto che è da 29 anni, lei è iscritto. Altrettanto. Io posso far vedere una fotografia che avevo 3 anni. Ah beh, quindi non iscritto, ma andavo in professione con mio padre davanti a mio padre. Era si tramanda quindi da padre in figlio anche questo tipo di partecipazione. Quindi, ma io poi lo faccio da tanti anni. Speriamo che i padri di oggi riescano a coinvolgere. Ma sicuramente sono più di 30. Per me, adesso dire che Pasqua non è importante, no? No. È importantissimo perché chi crede, c'è la risurrezione, il passaggio, tutte queste cose qua. Però la processione è altrettanto. C'è stato un periodo. Quando ero più ragazzo, il priore era il cavaliere Ciro Annicchiario, che quando finivamo, e finivamo un po' più tardi perché specialmente allora questo morto andava smontato, no? Però quando si finiva, io con i miei amici ci andavamo a Taranto a vedere quella di per vedere come funziona. Ecco, l'organizzazione della, della processione dei religiosi, come viene svolta? La confraternita riguarda la, la nostra. Sì, la confraternita. Sì, noi durante il mese di marzo prepariamo il coro per quanto riguarda la processione, insomma, la cinquantina tra maschi e femmine. E usciamo in processione. Per quanto riguarda la processione, qui vengono i confratelli che si vestono con la mozzetta nera, con l'abito di rito. E usciamo col cappuccio abbassato e arriviamo sino al sotto la croce di Dio, sì, a cavallo. Sì. Arrivati là cantiamo l'inno di Cristo morto con tutte le donne e la banda, città di Montagna. L'inno di Cristo morto ci è stato donato dal maestro Giuseppe Cantoni. Le parole sono di Maria Ciocia Dettore, e questo è quello, lo possono fare gli altri. Perché è proprio vostra proprietà, diciamo così. Beh, insomma, è importante anche questo, qualche cosa che... Dopo che abbiamo cantato e tutto, ci dobbiamo andare. Io vado senza, perché tutti i priore deve essere identificato. E continuiamo la processione. Arriviamo al coro, in fondo. Ci fermiamo di nuovo e cantiamo sempre l'inno di Cristo. È anche una bella fatica a livello fisico, sì, partecipare, sì, a questa cosa. Però questa fatica viene, sì, sì, beh, certo, compensata, immagino che sia poi una soddisfazione. Viene gratificata dal fatto che c'è tanta gente, questo, che sì, magari si ferma proprio in quei posti, quello per aspettare. Si riscopre. Bene, lasciamo il priore ci impegni, perché siamo ormai alle battute finali e quindi insomma sicuramente il da fare non manca. Signore e signori di GiroWebTV.it, qui dalla Congrega del Purgatorio vi salutiamo, vi facciamo gli auguri di una buona, felice e serena Pasqua a voi e ai vostri cari, e che dirvi, anche da parte del priore e dal confratello di Roma, tanti auguri di buona Pasqua ai nostri spettatori. Grazie, tanti auguri a tutti. Arrivederci al prossimo appuntamento. Thank you.